una sanità dal volto umano, nella quale però l'abnegazione e la competenza di medici e infermieri non bastano a sopperire alle criticità delle strutture e dell'organizzazione. Cortesia e preparazione del personale sono apprezzati dai pazienti calabresi, tanto nella fase diagnostica che nel percorso di cura. Ma in generale, l'opinione pubblica calabrese appare estremamente critica con lo stato della sanità regionale, sia in confronto alle altre regioni, sia in assoluto. È il quadro dell'assistenza sanitaria nella regione Calabria che emerge dalla ricerca La Calabria e la lotta ai tumori, il punto di vista di pazienti e cittadini, illustrata a Catanzaro in un apposito incontro in cui hanno preso parte medici specialistici e rappresentanti di associazioni di volontariato. L'indagine, che ha coinvolto in modo parallelo cittadini e pazienti oncologici e oncoematologici, è stata illustrata da Chiara Ferrari di Ipsos ed è stata realizzata dall'Istituto Ipsos insieme a Salute Donna Onlus e alle associazioni del progetto La Salute, un bene da difendere, un diritto da promuovere. Spesso i pazienti scelgono di andarsi a fare curare in altre regioni e questo è anche un danno per la sanità calabrese. Voi immaginate che da dati presi appunto dal Ministero, la regione Calabria spende per i fuori regione 300 milioni di euro all'anno. Ma quali sono i punti deboli dell'assistenza sanitaria calabrese ai malati oncologici? Il primo punto debole è che manca ancora una precisa normativa per quello che riguarda la rete oncologica calabrese, che già era stata deliberata in passato, però non è stata mai attuata. L'altro punto forte, diciamo, di carenza è quello legato agli screening. Purtroppo gli screening oncologici non hanno preso piede come in altre regioni. E il terzo punto, secondo me, è quello che manca completamente tutto un aspetto che non è di corredo, mi riferisco all'aspetto psicosociale. A colmare in qualche modo le deficienze rilevate dall'indagine c'è il rapporto umano. La cosa che abbiamo scoperto è che medici e infermieri risultano particolarmente dediti al paziente oncologico e questo fa sì che i pazienti che noi abbiamo ascoltato abbiano espresso degli alti livelli di soddisfazione.